qual è l'Italia. Il nuovo codice mette al centro dei principi molto chiari. Il primo è il principio della semplificazione. Il nuovo codice degli appalti infatti sostituisce il vecchio codice e recepisce tre direttive europee. Il recepimento delle tre direttive europee, appunto, e il nuovo codice sostituisce il vecchio codice che constava di oltre 660 articoli, 1500 commi e che mancava di regolamentazione su alcuni importanti settori come per esempio le concessioni. E quindi dai 660 articoli e dal regolamento di attuazione con tutti gli allegati si passa a 217 articoli e quindi c'è una scelta di grandissima semplificazione, di recepimento delle direttive europee e di riforma del codice in un unico grande testo normativo, grande ma molto snello appunto perché poi si rifà al principio della cosiddetta soft law, cioè regolazione leggera, e quindi rimanda a linee guida a bandi tipo che come sapete poi sono oggetto di proposte da parte dell'ANAC e di approvazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. È un codice autoapplicativo, quindi molto semplice, mira a mettere al centro che cosa? La qualità. La qualità è la parola chiave, qualità degli operatori economici, quindi operatori economici qualificati, imprese vere, non imprese finte, imprese piene di ingegneri e progettisti e povere di avvocati, esattamente il contrario di quello che avviene oggi. La qualità delle stazioni appaltanti, cioè gli enti pubblici, insomma, che cercano di fare bandi di gara di qualità e proporzionati alle loro capacità, quindi si devono qualificare, devono diventare capaci di giudicare le offerte, di fare buoni bandi di gara. La qualità dei progetti, come sapete in Italia troppo spesso sono stati messi a gara dei progetti preliminari, cioè senza le indagini geologiche, archeologiche preventive, sismiche e così via, e questo ha comportato che un mese dopo la aggiudicazione di un appalto cominciano le varianti, comincia a richiedere il 30% in più, il 40% in più, e quindi il progetto d'ora in poi è centrale, bisogna mettere a gara appunto un progetto già assestato, già fatto in maniera consistente con tutte le indagini preliminari eseguite. Questo vuol dire che avremo più certezza nel fatto che le opere si faranno nei tempi giusti e con i costi giusti, esattamente come vorremmo fare spingendo molto sugli investimenti anche quest'anno, come già nel 2015 siamo riusciti a fare. Qualità quindi degli operatori, qualità delle stazioni appaltanti, qualità del progetto a gara e qualità anche delle gare. Basta con le gare al massimo ribasso, sono finite, la scelta è la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi una scelta che coniuga il prezzo ma anche la qualità. Questo tema della qualità appunto dell'offerta è molto importante perché ovviamente evita l'applicazione dei massimi ribassi in settori delicati come sono i servizi sociali, i servizi scolastici, eccetera, che tanto danno hanno creato in questi anni al nostro Paese. Le altre questioni sono questioni che già un pochino conoscete, il rafforzamento del ruolo dell'ANAC. L'ANAC è l'Autorità Nazionale Anticorruzione, è assolutamente centrale in questa riforma, deve appunto emanare le linee guida, deve emanare i bandi tipo, i contratti tipo, deve cioè prepararsi per il 18 aprile ad avere il sistema di regolamentazione leggera che abbiamo scelto in maniera molto forte. E l'ANAC ha tutta una serie di compiti che poi è inutile oggi citare, ma che sono molto importanti, e la collaborazione dell'ANAC con appunto i ministeri può consentire, secondo noi, anche un presidio di un'altra delle cause principali per cui i lavori pubblici in Italia non si fanno, che è la corruzione, che è appunto il tema di procedure oscure, non pregnamente trasparenti. Quindi semplificazione, trasparenza, lotta alla corruzione e qualità sono queste le parole chiave che abbiamo messo in campo con questo nuovo codice. Gli altri elementi che mi preme sottolineare sono di diverso tipo: la riduzione
diciamo, della tendenza al contenzioso, quindi viene previsto nel codice appunto una capacità di ricorrere a strumenti, diciamo, diversi dal contenzioso per risolvere le problematiche, quindi l'accordo bonario, l'arbitrato, sono previste delle promozioni su tutta questa serie di cose che riducono il contenzioso. Come sapete, il contenzioso inizia addirittura nei criteri di accreditamento dell'impresa alla gara, cioè un'impresa contesta che l'altra abbia le caratteristiche per poter partecipare a quella gara. Quindi abbiamo tantissimi contenziosi addirittura in fase preliminare, un'anomalia tutta italiana. C'è questa scelta, c'è la scelta forte di superare la legge obiettivo. Come sapete, il Parlamento aveva delegato il Governo a superare la legge obiettiva, ad archiviarla, una legge fallimentare dal punto di vista dei risultati. Basta con le procedure straordinarie, si applica la rivoluzione della normalità. Le procedure normali sono quelle che garantiscono più trasparenza, più efficacia e più certezza nei tempi. Quindi si richiama molto a una buona programmazione, le opere vengono scelte sulla base della loro utilità, sulla base della loro utilità per le comunità, non c'entra che siano grandi o piccole, vengono inseriti in strumenti di programmazione, gli si dà un tempo definito per essere realizzate con finanziamenti certi. Questa è una scelta molto chiara, molto forte, e quindi siamo molto contenti di questo. L'altro elemento tra legge obiettivo che mi preme sottolineare è il tema delle concessioni. Per la prima volta è normata per legge tutto il tema delle concessioni, e per la prima volta si dice esplicitamente che il rischio operativo in caso di concessioni deve essere in carico al privato. Il rischio operativo è in carico al privato, che non è obbligato a rientrare degli investimenti e dei servizi che sta rendendo. Lo Stato non è obbligato al riequilibrio per forza. Il rischio operativo è in capo al privato. Sembra una cosa banale, ma vi garantisco che invece è una grande rivoluzione. Bene, questi sono più o meno i dati. Tengo molto anche a dire che c'è una forte scelta di digitalizzazione di tutto il sistema dei lavori pubblici, del codice degli appalti, digitalizzazione degli atti amministrativi in linea con la riforma della PA, la riforma Madia, e c'è una scelta molto forte anche di stimolo ad andare verso modelli innovativi di progettazione come il BIM, il Building Innovation Model, cioè progetti fatti con le nuove metodologie innovative che permettono assolutamente di far coincidere il progetto con il suo costo e con la sua qualità, diciamo. Quindi le applicazioni di queste metodiche in altri paesi, in particolare nei paesi del nord Europa, ha consentito già un abbattimento dei costi per la realizzazione delle opere nell'ordine del 10-20%. Voi capite bene che se faccio un appalto da 3 miliardi e posso risparmiare 300 milioni, non è una cosa da poco. Quindi siamo in un'ottica anche di investimento sulla tecnologia, sul futuro, sull'innovazione, oltre che sulla trasparenza, la semplificazione e la qualità. Grazie. Prego, Ministro Giannini. Grazie, Ministro. Questo che illustra un provvedimento sicuramente meno corposo, ma credo non meno incisivo per il mondo dell'università e della ricerca, riguarda il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per i professori universitari di prima e di seconda fascia. Interviene sulla base di tre criteri che richiamano, certo non casualmente, le parole chiave che ha citato il Ministro Delrio per il provvedimento sul codice degli appalti. E queste parole chiave sono una maggiore qualità del processo di valutazione competenze scientifiche, del valore scientifico dei nostri docenti, la continuità del processo di valutazione e la certezza dei tempi di questo processo medesimo. Io ricordo che fino ad oggi l'abilitazione scientifica nazionale è andata avanti con un meccanismo a singhiozzo, diciamo, interrompendosi e rimanendo bloccata per anni. Questo produce ovviamente anche uno stallo per generazioni di studiosi che invece hanno spesso la necessità di essere valutati quando i titoli e la maturità scientifica arriva a compimento. Da questo momento l'abilitazione scientifica va a sportello, cioè con continuità, senza interruzione, ovviamente con un cambio delle commissioni con ritmo biennale. Ma un criterio molto importante che viene introdotto e che mi preme sottolineare è che la qualità del profilo scientifico dei commissari, cioè di chi valuta,
con questo provvedimento dovrà essere sicuramente superiore e quindi determinata con criteri molto selettivi rispetto a quella dei valutati. Sembra un principio ovvio, ma non era ovvio fino a questo momento, quindi si va anche con questo passo nella direzione di una ricerca e di un sistema universitario che siano più competitivi, più qualitativi e più comparabili, anzi decisamente comparabili con i benchmark internazionali a cui il mondo scientifico si deve ispirare. Piccole cose ma comunque significative, soprattutto per il mondo per l'Accademia, per il mondo universitario. L'abilitazione, una volta conseguita, passa da una validità di 4 anni a 6 anni, e questo è un altro elemento importante e atteso. Ovviamente per coloro che non l'hanno conseguita, che non saranno risultati abilitati in una tornata, ci sarà un blocco di almeno un anno per potersi ripresentare, in modo da scoraggiare, dato il processo appunto continuo, una coazione a candidarsi per la successiva abilitazione. Quindi il DPR che abbiamo definitivamente approvato oggi in Consiglio dei Ministri rimanda a 2 decreti ministeriali che stabiliranno i criteri e gli indicatori per stabilire la qualità scientifica, che sarà un livello soglia, non saranno più mediane calcolate con algoritmi molto complessi che nelle mandate di selezione precedenti hanno creato non pochi problemi sia alle commissioni che poi la ricezione da parte dei candidati del giudizio definitivo. Si tratterà di una soglia molto alta, un'asticella che si alza, quindi che si alza per i candidati, ma che si alza contemporaneamente ancor di più per i commissari. Questo mi sembra una garanzia di trasparenza, di qualità e quindi di miglioramento del nostro sistema universitario. I tempi di questi decreti saranno immediati e quindi posso dire che nell'arco dei prossimi mesi, entro l'estate, potrà partire il meccanismo e da quel momento ribadisco, perché è un fatto fondamentale, una volta partito non si interromperà. Bene, grazie. Ci sono domande? Buongiorno, Marco Villeci, Repubblica TV. Al Ministro Del Rio volevo chiedere, oggi il Presidente del Consiglio ha detto che il ponte sullo stretto non è la prima priorità nel campo delle infrastrutture, ma sicuramente si farà. Volevo capire se questa dichiarazione va intesa come un'accelerazione rispetto a dichiarazioni più prudenti anche sue fatte nelle settimane scorse e se puntate a far ripartire il progetto già in questa legislatura, quindi. Grazie. Bene, ci sono altri? Domenico Giovinazzo e Unius. Volevo chiedere sul codice degli appalti, per quanto riguarda le concessioni, se ci sono previsioni specifiche per il settore delle acque per garantire il rispetto dei referendum famosi con i quali si chiede la gestione pubblica. Prego. Manolo Lanaro, il fattoquotidiano.it. Volevo chiedere al Ministro Del Rio che cosa risponde a Cantone. Aumentano i compiti, ma i soldi, i fondi sono sempre gli stessi. Tra l'altro l'autorità anticorruzione ha dei fondi, ma non può spenderli, dice Cantone, per tutta una serie di norme all'italiana. Ecco, l'ANAC rischia una ridotta funzionalità. Che cosa appunto risponde il governo a Cantone? Grazie. Prego. Placidi AGR. Senta, volevo, a proposito sempre degli appalti, che spariscono quelli a ribasso, mi sembra di aver capito, se c'è già un criterio, qualcosa stabilito per come saranno in futuro, cioè su quali criteri si baseranno le assegnazioni. Tutto qui. Bene, allora, se non vi sono altri, io poi dopo, se avete altre domande per il Ministro Giannini. Parto dal tema del ponte sullo stretto, che appassiona molto. Il Presidente del Consiglio ha detto cose assolutamente condivisibili, cioè che sappiamo tutti che questo, il Paese ha molte priorità
e che lui ritiene e si ritiene che però il ponte sullo stretto sia una delle opere da valutare seriamente per collegare la Sicilia con la Calabria e per assicurare collegamenti effettivi. Quindi stiamo continuando a lavorare sulle priorità e continuando però a non dimenticare che c'è questa prospettiva. Questa è la risposta, siamo perfettamente e completamente in linea. Per quanto riguarda il tema dell'acqua, è specificato nelle relazioni illustrative che si tenga conto del referendum, so forse lei me l'ha chiesto, che si tenga conto dell'esito del referendum, quindi sono i settori, sono normati a parte alcuni settori e quindi assolutamente il codice lo prevede. Per quanto riguarda invece l'ANAC, mi pare, ok, sì, sì, Presidente Cantone ha segnalato il fatto di questi nuovi compiti che sono certificati da questo codice, quindi c'è un rafforzamento dell'attività di ANAC. Ovviamente noi faremo in modo che a nuovi compiti corrispondano le risorse adeguate, che si recuperino dal suo bilancio interno o che si recuperino diversamente, questo si vedrà. È una discussione che comunque attualmente diciamo, i nuovi compiti vengono coperti dal codice in maniera autonoma, diciamo, automatica, ecco, quindi andremo senz'altro incontro a questa sollecitazione di avere nuovi compiti e risorse adeguate. Su questo non c'è dubbio, l'ANAC non può non funzionare bene, anche perché entro il 18 aprile noi dobbiamo avere le linee guida, quindi dobbiamo avere quella parte di soft law regulation che è la cosa che abbiamo scelto con molto, credo, coraggio rispetto anche a tanti altri paesi europei. I criteri di assegnazione ci sono, ovviamente, all'interno della delega, sono disciplinati volta per volta, quindi l'offerta economicamente più vantaggiosa e il massimo ribasso che si applica solo in casi particolari, molto marginali, ma la scelta dell'offerta economicamente più vantaggiosa è la scelta chiave ed è ben normata all'interno del codice. Bene, grazie allora, buongiorno a tutti. Grazie.